Ciao ragazzi, questo è un altro video di Mi è arrivato un pacco. In realtà questa volta non è proprio un pacco, ma questa è una busta in realtà. Però comunque aspettavo appunto questa busta che arrivasse, quindi mi sono armato di forbici. Vado subito ad aprirla, perché c'è della gran bella roba dentro. Ovviamente vi farò vedere in questo video. Scusate. Ci vuole un po', va disposto tutto così, va bene. Ecco qua, questi due pacchettini, apriamo il primo. Oh, allora, qui abbiamo una bellissima, questa è in regalo perché in teoria non doveva esserci. Abbiamo una bellissima statuina di Wartortle, veramente carina, molto, molto bella, vedete. Poi abbiamo dei top loader che userò per spedire le carte che mi servivano. E bellissimi questi francobolli, davvero. Guardate, adesso non volevo rovinarli, però ve li voglio far vedere. Questo è tutto materiale in regalo, penso, perché non doveva esserci in teoria nella spedizione, non avevamo concordato questo materiale. Quindi se riesco a prendere anche Mew, che è proprio in fondo, ce l'ho fatta. Questo è il top loader. Guardate qui che belli. Sono franco, penso ve vecchi francobolli giapponesi. Abbiamo qui Mew, Charizard, Rayquaza, che bellissimo, davvero. Si mette a fuoco. Munchlax. E infine Pikachu, ovviamente. C'è sempre in tutte le salse. Andiamo a vedere quello che invece mi aspettavo di trovare. Bellissimo che è, questi bellissimi regali. Vediamo un po' qua. Olè, sì. Come. Ah, infatti c'era anche scritto, ecco vedi, c'era scritto omaggio con una faccina, adesso non so se si vede bene, però c'era scritto appunto così. Abbiamo qui, allora, tantissime carte promo sigillate, ancora sigillate. Queste sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 degli uccelli promo leggendari, gli uccelli leggendari promo. Non so se vi ricordate, le prime tre carte promo di Moltres, Zapdos e Articuno sono tutte qui dentro. Poi abbiamo invece ben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 e carte di Mew antico ancora sigillate, bellissime. Mettiamo qua. E infine abbiamo Rayquaza e olografico di Ex Emerald, Typhlosion specie delta di Isola dei Draghi, Mew, ah, aspetta, deve essere l'ultimo Mew, vedete che non capisco dal simbolino, adesso cercherò di capire da dove viene questo Mew giapponese. Poi abbiamo Moltres e Blaine Moltres giapponese della gym. E infine, ecco qui che si aggiunge alla mia collezione, era difficilissimo da trovare questa carta di Mewtwo, c'è solo giapponese, Al suono giapponese. è promo, è la 9 su 16 perché si compone il set di altre carte di altri Pokémon, ma non mi interessano perché io colleziono appunto solo certi Pokémon, è perfetta, Mint, e quindi si va ad aggiungere alla mia collezione e oltretutto a breve cercherò comunque di fare un video dove vi mostro di nuovo la mia collezione di Mewtwo e Rayquaza, che ha ovviamente avuto delle aggiunte, molte anche, veramente bellissime. Ringrazio chi mi ha spedito tutta questa roba, diciamo, non posso dire solo carte perché abbiamo anche tantissime altre cose. Sono veramente carte e oggetti bellissimi, soprattutto i Sealed e i Mewtwo, che lo cercavo veramente da tantissimo tempo questa promo. E ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!